Siamo con Enrico Enriccio, presidente amministratore di Scania Italia, alla inaugurazione del nuovo concessionario Sacher di Fiumicino, vicino Roma. Allora, la prima domanda che vogliamo chiedere, visto che è un'inaugurazione in grande stile, con tutti i vertici anche di Scania, Scania Mondo, perché è così importante questa inaugurazione? Questa inaugurazione ha indietro una simbologia importantissima. Quando parliamo di Roma parliamo di dove nasce la civilizzazione occidentale, per dire così. È la capitale dell'Italia, è una delle città più grandi dell'Europa. È importantissimo per noi di Scania di avere un posto più vicino al centro della città, come questo di Fiumicino che stiamo inaugurando oggi. E anche è un progetto che è nato anni fa, e avere questa sera l'opportunità di aprirlo, di inaugurarlo è importantissimo per noi. Stasera si è parlato molto di elettrico, di elettrificazione, di digitalizzazione, eccetera, ma Scania sta ancora lavorando sul diesel. Giusto. E allora la domanda è: quando morirà questo diesel? Bene, la risposta di quando morirà il diesel non l'abbiamo ancora, dipendono di fattori diversi, normativi, di regolamentazione, questioni che sono della autorità, diciamo, di politiche pubbliche e politiche di trasporto, ma sì, crediamo che non ci sarà una unica soluzione nel futuro, quindi Scania continua a essere fiero di offrire un portafoglio ampio di soluzioni. Oggi abbiamo parlato anche dell'idrogeno, per esempio, siamo orgogliosi di essere, credo, l'unico fornitore europeo di camion a idrogeno, che sarà una parte della soluzione nel futuro, specialmente per quella operazione che è lontano dell'infrastruttura di ricarica. L'elettrico è quello che stiamo spingendo anche con il lancio che abbiamo fatto nell'estate del nostro trattore elettrico, che già si può ordinare per consegna tra un anno. E questa sera ti facciamo vedere il nostro elettrico, che sono già qua in Italia lavorando, uno di quello con 45.000 km. Continuiamo a investire sul metano, biometano liquido, biometano gasoso, perché crediamo veramente in un portafoglio. Anche il diesel, noi continuiamo a spingere per l'utilizzo dell'HVO o del biodiesel. Quindi lo stesso camion può lavorare con un carburante più amichevole alla sostenibilità, con bassa emissione di CO2 per il ciclo di vita del carbonio. Quindi Scania ha in mano un sistema modulare che ci permette di fare questi investimenti in diversi settori usando una piattaforma di prodotto modulare. Allora, siamo una domanda d'obbligo, perché siamo alla vigilia dello IA, che inizia tra una settimana circa, quindi in due parole, Scania come si presenta ad Hannover? Presenteremo tutta la nostra linea di prodotto, il Super, il nostro nuovo motore 13 litri che ha un'efficienza termica del 50%, siamo il primo e l'unico a avere un motore commerciale con un'efficienza termica del 50%, questo vuol dire in maniera oggettiva un risparmio di carburante altissimo. E faremo vedere anche le novità del settore elettrico e ci sarà presente anche la soluzione a metano. Quindi tutto il nostro portfolio sarà disponibile a Hannover per fare vedere lo sviluppo più recente del nostro marchio. Grazie mille. Grazie a voi.